Il mio brano di Sanremo si chiama Rose Viola, è il racconto di una storia d'amore così un pochino turbolenta dove ci si lascia, ci si prende. Credo sempre che in realtà raccontare le vie di mezzo, cioè non una canzone d'amore né una canzone malinconica dell'essersi lasciati, ma quella via di mezzo che c'è, sia un racconto più reale e l'ho voluto fare da una prospettiva femminile, da quella di una donna. Pensavo che fosse più interessante anche per me provare a cambiare il punto di vista da autore. C'è qualcosa di autobiografico? No, in realtà l'influenza delle donne nella mia vita, che fossero le mie fidanzate, ma che fossero anche amiche, mamme, mi è comunque arrivata e rimasta. Quindi sì, è biografico di tutte le storie ascoltate attorno a me dalle persone a cui voglio bene. Cosa ti aspetti da questo Sanremo? A questo Sanremo io mi aspetto due cose. Sinceramente mi aspetto una cosa che sta già accadendo, cioè di divertirmi e godermelo, e sta già accadendo. Il sole fuori aiuta un bel po'. E l'altra cosa è che tante persone che magari non sarebbero inciampate nella mia musica o in quello che ho da dire, con questa bella cassa di risonanza possano capire più o meno chi sono. Dopo Sanremo cosa c'è nel futuro di Gammon? Dopo Sanremo c'è sicuramente subito una bella pizza, 2 o 3 giorni di vacanza e poi rientro in studio per finire il disco. In bocca al lupo, Viva il grazie. lupo!